Ottava lezione di cucina a cura di Marinella Penta de Peppo. Gli ingredienti sono: per la pasta frolla, per una teglia del diametro di centimetri 24, farina 400 grammi, burro ostrutto grammi 200, 4 tuorli, zucchero grammi 200. Io stasera voglio preparare una pasta frolla che è un poco difficile a cucinare e, come vedete, è la lavorazione che voglio presentare. Ho messo, voi avete visto nella fontana, i tuorli, lo zucchero e il burro. Il burro si deve togliere dal frigorifero la sera prima perché deve risultare molto morbido. Con la forchetta sto amalgamando questi ingredienti, poi man mano vi aggiungo la farina. Quando il composto diventa un po' compatto, aggiungo le mani. Questa è una ricetta originale francese, perché mia madre, la farina si deve prendere a poco, altrimenti sgretola il composto. Dicevo che mia madre aveva una zia francese che le inviava lettere che contenevano ricette originali della sua famiglia. Quindi questa pasta frolla deve essere molto friabile, e quando si prepara la sfoglia deve essere alta, almeno un centimetro. Quindi, per essere friabile, non si può spianare in una grande pettola, in una grande sfoglia, perché si romperebbe. Quindi si deve spianare in piccole sfoglie che poi man mano si uniscono tra loro con la pressione delle dita. Adesso io ho fatto abbastanza compatta questa pasta, la metto in un angolo, 2/3 servirà per la sfoglia di sotto che metteremo in questa teglia del diametro di centimetri 24, 1/3 servirà per la sfoglia di sopra che metterò a liste. Questa lavorazione deve essere delicata, non deve essere come la lavorazione della pasta per pizze che si lavora di polso. Questa lavorazione deve essere delicata, come ho detto. Naturalmente in questa ricetta non c'è lievito in polvere e neanche un goccio di acqua. Abbiamo fatto un composto abbastanza solido che poniamo in un angolo. E adesso col coltello, dicevo che 2/3 va per la sfoglia di sotto e 1/3 per le liste di sopra. Adesso man mano faccio, questo manterello è più grande, faccio le piccole sfoglie alte, come vi ho fatto vedere, un centimetro, perché è gustosissima la sfoglia. Adesso io non ho molto tempo perché il limite è 10 minuti, quindi non so se riesco a riempire tutta la teglia, ma voi avrete più tempo di me e potrete farlo come sto facendo io adesso. Poi la pressione delle dita unirà le sfoglie, che devono arrivare naturalmente fino al bordo. Poi le ricette specifiche, la pastiera, la crostata, la torta rustica, diranno il ripieno da mettere su questa sfoglia. Vedete che è alta la sfoglia. Il ripieno da mettere
E così faremo o la crostata o la pastiera. La prossima lezione sarà la pastiera. Quindi queste prossime ricette si deve cortesemente guardare questa lezione numero 8 per vedere come lavorare questa pasta frolla originale francese. Stasera io sto presentando soltanto la lavorazione. È il tempo che mi manca, per cui sto facendo velocemente, non tanto perfetto il tutto, ma voi lo capirete. Il batterello sempre, ogni volta, infarinato, e il batterello si poggia delicatamente. Quando mancano 2 minuti me lo dici cortesemente. 2 minuti a che cosa? Alla fine, ai 10 minuti che mi impone. Quando arriviamo a 8 minuti, cortesemente me lo dici. Quindi la pressione delle dita per questa pasta che è molto morbida e friabile unisce le varie sfoglie. Naturalmente si cerca di fare sempre della stessa altezza. E arrivare fino al bordo, come ho detto, perché poi il ripieno arriverà fino all'orlo. Naturalmente le proporzioni di questa pasta sono per questa teglia. Ecco, qui manca. Ho preparato la sfoglia per sotto. Le singole ricette metteremo il ripieno. Se è una crostata di marmellata metteremo la marmellata, se è una torta rustica metteremo scamorza, fior di latte, salame, se è una pastiera come la prossima ricetta metteremo grano e ricotta. Poi dopo sul ripieno noi metteremo questa sfoglia fatta a liste, come adesso vi mostro. Non so se riesco a farle tutte, 8 minuti, quindi devo fare solo un paio di liste per mostrarvele. Ecco, preso un pezzetto di quel terzo, la lista si fa così, coltello sempre infarinato. Tutte uguali, voi avete, prima di toglierlo si passa sempre il coltello infarinato sotto e si mette la lista sopra. Adesso non la posso mettere perché non c'è il ripieno. Si metteranno in senso verticale e poi in senso orizzontale. Quindi adesso ho mostrato questa lavorazione della pasta frolla per mettergli un ripieno, e le prossime ricette conterranno il ripieno e mostreranno la torta terminata. Arrivederci alla pastiera.